trasmettetela alle nuove generazioni. È importante questo. Un tempo i nostri nonni erano i primi e veri catechisti, ci insegnavano le cose più belle. E i nonni ci portavano in chiesa, non so, ci sono molti nonni qua. E allora voi nonni dovete portare i bambini in chiesa. Il mio ex padre, che poi comunque, mi diceva, io sono andato la prima volta a Sacro Monte di Vigiano quando avevo 4 anni. E sapete la mamma e il papà dove l'avevano messo? Nel canestro del Massimo. Può sembrare una cosa strana. Dissi, io ero piccolino. E allora proprio a 4 anni sono stato qui. Poi la Madonna di Vigiano, come fosse sacerdote a Villa d'Aquila, e nasce proprio con questo sacerdote la parrocchia di Villa d'Aquila intitolata a Maria Addolorata. Quindi è molto bello questo, vedete, portare i bambini, portare la gioventù, e dobbiamo cercare di dare veramente questo esempio di fede, perché il mondo va male. Dobbiamo pregare la Madonna, perché la Madonna deve sempre benedire e assistere le famiglie, perché oggi purtroppo la famiglia ha perso il senso dell'essere famiglia, forse qui non è vero, qui c'è molta fede, no? La tradizione è forte, l'attaccamento alla famiglia, questo è importante, dovete sempre conservare il valore della famiglia. E allora, vi saluto, vi ringrazio, pregate per me, grazie ancora per l'invito, portate sempre i bambini. Grazie. È la pietà popolare, la tradizione e l'anima genuina della nostra fede. Io quando vedo voi, siete andati anche per tanti anni, io mi commuovo. Sia quando sono andato a Novivelia, sia quando vado a Vigiano, quella è la fede sempre. Questo vuole il Signore. Le grandi cose che non ha il Signore. Ave Maria. Grazie il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a voi, Don Donato. Grazie per la vostra presenza. Ringrazio tutti voi, insomma, benvenuti a questo momento di preghiera. Ringrazio la comunità di Vicerno, che è presente, la comunità di Villa Littorio, che ha portato pure le cende, che, insomma, con il canto, passato del nostro paese. Ringrazio poi gli amici di Albanella, Rocca d'Aspide, Mona Bitacolo, Capaccio, Castelcivita, poi non so da dove, Fenitto, Battipaglia pure, presente il priore della congrega del Rosario, con alcuni membri della confraternita. Poi non so, penso che non abbia dimenticato nessuno. Ringrazio gli amici che stanno suonando, gli amici suonatori, Antonio Bello, il signor Carmelo, Vincenzo, Tommaso, Lettieri, e un grazie a voi tutti.